sono docente di informatica giuridica all'Università di Bologna ed è un piacere e un onore per me presiedere questa sessione sui diritti in rete. In realtà allarghiamo la visione ai diritti per la rete e sulla rete, cercando di includere la dimensione del digitale e del fisico in questo nuovo spazio chiamato infosfera, giusto per citare Floridi, il filosofo delle scienze e dell'informazione, e quindi cerchiamo di capire un po' se questi diritti in rete, per la rete, sulla rete stanno per essere nucleati bene, se soprattutto la dichiarazione dei diritti di Internet approvata con mozione alla Camera dei Deputati lo scorso novembre e portata poi appunto all'Internet Governance Forum in Brasile è sufficiente per elicitare, per enunciare questi diritti. E vogliamo sapere anche se non è il caso di avere un upgrade di questa carta dei diritti di Internet, se c'è già la necessità, alla luce anche di quanto è emerso oggi pomeriggio e nel panel probabilmente di domani, di avere un upgrade, un aggiornamento di questa carta. Discutiamo di questi temi con principalmente tre voci plurali, due colleghe dell'università, esperti di appunto diritti in rete. Dovremmo avere anche un attore del mercato, in particolare di Google, e infine sentiremo la voce dei cittadini digitali, in particolare dei portavoci di un gruppo di lavoro che abbiamo costituito presso l'università durante il mio corso, e quindi gli studenti, un gruppo virtuoso di studenti, si è preso a cuore di studiare la dichiarazione dei diritti di Internet e di farne delle riflessioni. Quindi come utenti, come cittadini digitali del domani, come operatori del diritto di domani, ci porteranno le loro riflessioni, quindi gli utenti e la società civile. Iniziamo subito con una relazione di Giovanna De Minico, professoressa di diritto costituzionale, nonché direttore del centro Hermes della Federico II, che è un centro virtuoso in quanto unisce le competenze dei giuristi con quelle degli ingegneri e quindi crea quell'humus interdisciplinare all'interno del quale possiamo ragionare agevolmente di tutte le dimensioni. Grazie Monica, grazie a tutti, grazie per avermi invitato e grazie anche per aver definito Hermes virtuoso. Vediamo se sarà l'altezza di queste virtù. Sì, effettivamente il contubio, il matrimonio tecnico e diritto può dare buoni risultati, come del resto ha dato, mi sentite bene, sì? Perfetto, come del resto ha dato attraverso l'esperienza che ho vissuto in prima persona con la commissione istituita dalla Presidente Boldrini, che ha poi a fine del suo lavoro elaborato la dichiarazione dei diritti in rete. E voglio partire in questo mio brevissimo intervento proprio dalla dichiarazione dei diritti, perché ritengo che questa dichiarazione abbia aperto, diciamo, a una nuova frontiera per i diritti digitali. E precisamente la grande domanda che tutti gli studiosi si pongono, costituzionalisti e non, per quanto riguarda la rete, è proprio quella se regolarla o non regolarla. E questo, diciamo, il domandone che ci si pone. E la Commissione l'ha risolta a favore della regolazione, ma si è posta anche il problema di che tipo di regolazione e da un punto di vista anche qualitativo, quale qualità di regolazione. Procediamo con ordine. Che tipo di regolazione ha scelto tra la regolazione classica, cioè quella imperativa che viene dall'alto, autoritativa, e la regolazione che viene dal basso, vale a dire dagli operatori? Ha scelto un felice, diciamo, connubio tra etero e soft law, stabilendo però un ordine. E l'ordine, che è poi indicato nell'articolo 14 della dichiarazione, è che, sì, è il 14, è che la
l'eterocoagulazione debba funzionare da cornice che con norme appunto ampie stabilisca le linee madri di quella che sarà poi la disciplina più nel dettaglio che è affidata al soft law. Perché questa gerarchia tra le fonti alla quale noi costituzionisti siamo molto legati, ma che in realtà in questo caso risponde ad una esigenza centrale di quella che è la regolazione della rete? Perché siccome la regolazione della rete deve avere il suo fuoco nel principio di uguaglianza, sia formale ma soprattutto sostanziale, vale a dire creare occasioni a favore di coloro che sono rimasti indietro, che non sono inclusi nel processo politico e sociale, quindi funziona come una molla che spinge in avanti gli ultimi, i meno fortunati, e per fare ciò è chiaro che le regole non possono essere affidate agli atti negoziali degli operatori forti della rete, perché in questo caso è la dottrina americana è abbondante sul tema e non mi sembra il caso di citarla, finirebbe per avere una torsione egoistica questo tipo di regolazione. Quindi in primo luogo una regolazione eteronoma a maglie larghe alla quale segue il soft law, del quale abbiamo tantissimi esempi anche in materia per esempio di net neutrality. In secondo luogo una regolazione, abbiamo detto, di qualità, qualità nel senso che sia mantenuta al minimo, il minimo indispensabile, non in ragione di una non giustificata semplificazione, ma perché qui è il terreno di gioco delle libertà negative. Pensate ad esempio al freedom of speech, e qui lo Stato meno regola e meglio fa, meno mette le mani sulle libertà in rete e più le libertà continuano ad essere tali. Altro è il problema invece delle libertà positive, pensiamo ad esempio al diritto di accesso. Questa è quella che i giuristi chiamano un diritto prestazionale, cioè l'accesso chiede allo Stato di fare cosa? Stendere finalmente la banda larga. L'attuale governo ha avviato ambiziosi progetti su tutto il territorio e indifferentemente dal luogo di residenza e dalla capacità di spesa di chi la riceva. Questo è un diritto positivo, è chiaro che qui la legislazione deve dire. Non ancora, come pregi di questa regolazione introdotta dalla carta, poi vedremo qual è il valore della carta, è una regolazione che deve radicare le libertà, siano esse positive, siano esse negative, all'interno di un contesto giuridico europeo. E qui l'articolo 1 della Carta è forse meno virtuoso delle cose dette finora, presenta qualche ombra, perché è vero che fa riferimento ai documenti europei e anche alle carte internazionali, ma omette invece il riferimento a quello che è il diritto vivente europeo, cioè alla key communitaire, alla giurisprudenza della grande Corte di Giustizia, che ha stabilito i tre principi per regolare le libertà fuori rete ma anche in rete, perché la Corte di Giustizia soprattutto negli ultimi anni è stata molto attiva con la sentenza per esempio Digital Right Ireland, oppure con la sentenza Google Spain, oppure ultimamente con Schrems, e ha stabilito che esiste il principio di proporzionalità, il principio di necessità e poi vedremo alla fine anche quello di precauzionalità, principi che riguardano già le libertà fuori rete. Il fatto che si spostino e cambino terreno di esercizio non fa modificare i parametri alla stregua del quale questo legislatore sovranazionale dovrà limitarle. Ebbene, su questo punto la carta poteva essere più chiara, è vero che li richiama, ma li richiama nei singoli articoli e non nella norma madre. Altro pregio riguarda la forma. È una carta che, come tutti sapete, è stata negoziata, più che negoziata, esposta a consultazione pubblica. C'è stato un hearing con chiunque avesse voluto prendere la parola, lo ha fatto, ha lasciato le sue osservazioni, poi la Commissione ovviamente ne ha tenuto in debito conto per la redazione della dichiarazione finale. Quindi un esempio in questo caso concreto, già operativo, di una partecipazione digitale, di una democrazia digitale. Di essa possiamo trovare un riferimento nel novellato articolo 71 della legge costituzionale di riforma Renzi-Boschi,
che nell'articolo 71 prevede appunto le nuove forme di partecipazione e di consultazione, anche se non cita internet, e questo forse non è proprio un punto avanzato, considerato che la riforma è stata fatta in un clima in cui internet viene usato ampiamente, il che però non significa che non possa darsi a questa espressione un'interpretazione evolutiva. Tornando ancora al valore ora della carta, è chiaro che la dichiarazione, la chiamo carta perché a me dà tutta la sensazione di un atto proprio fondativo del regime giuridico di internet, ha diciamo una vocazione costituente. Ovviamente non è un potere costituente, perché in costanza di costituzione non può aversi un potere costituente disponibile, si esaurisce il potere costituente con la Costituzione, ma ha certamente una vocazione costituente, tant'è vero che come ogni Costituzione si basa su due pilastri: da un lato abbiamo la governance, i poteri, e so che ne avete ampiamente parlato, dall'altro lato abbiamo le libertà, quindi le due gambe di ogni Costituzione moderna, quindi anche della Costituzione della rete. Ebbene, Questo atto non ha però un valore giuridico, perché non si è tradotto in una fonte, non si è tradotto in una fonte ordinaria, né tantomeno in una fonte che abbia forza costituzionale. Che cos'è allora? È pari a zero? Assolutamente no, anche perché è stato anche oggetto della mozione della Camera, quindi è un commitment politico, cioè esso ha comportato, ecco, come effetto l'obbligo politico del governo, l'impegno di prenderla in considerazione, di implementarla e nella legislazione nazionale e in quella internazionale. E qui vengono le note dolenti, se ho ancora un minuto e spero di sì, almeno le voglio accennare, e note dolenti perché in realtà la legislazione nazionale, che aveva proprio occasione di rispettare le libertà in rete, e se le è dimenticate, e non è certamente un'omissione involontaria, perché se guardiamo alla legislazione antiterroristica, e noi ora siamo in un tempo di ordinario terrorismo, è la nostra, è quella francese, è quella comunitaria, vi ho dato tre esempi a livelli nazionali e sovranazionali, ha dimenticato internet, perché l'ha dimenticato nel senso che nel, diciamo, alternativa, nel bilanciamento tra una tutela delle libertà e una loro compressione proporzionata e precauzionale e invece una piena tutela delle ragioni della sicurezza, anche lì dove non ve n'era necessità perché non c'era un accertamento concreto, grazie per un minuto, bene, ha schiacciato il pedale, è stato tutto schiacciato dal lato della sicurezza con una piena compressione di libertà. E noi abbiamo avuto nel 2015 un decreto legge assolutamente securitario, fui anche ascoltata direi inutilmente dalle commissioni riunite della Camera, la seconda e la quarta, ma la Francia non ha certo fatto di meglio, tant'è vero che la loro legge del 2015 addirittura è un passo avanti rispetto al Patriot Act, ma un passo avanti in negativo, perché non si raccolgono i dati estrinseci, ma si raccolgono anche i dati intrinseci, cioè si effettua l'intercettazione delle comunicazioni senza l'autorizzazione del giudice. Almeno l'SNA assumeva a pesca a strascico i dati estrinseci con un'autorizzazione ancorché di un giudice speciale, quindi sono andati avanti in senso peggiorativo. E chiudo dicendo che allora, se veramente vogliamo difendere la carta come la dichiarazione dei diritti dice di voler fare e nei limiti di un commitment politico essa fa, e va fatta in concreto, e cioè il legislatore nazionale, ma anche quello sovranazionale, perché non ha fatto di meglio la Commissione con la sua direttiva ultima sui reati counter terrorism, va difesa proprio nei momenti in cui è a rischio la sopravvivenza della rete, perché i beni non si difendono in tempi ordinari, cioè quando le cose vanno bene, ma si difendono quando sono a rischio. E questa difesa, visto che mi avete chiesto qual è la domanda che dobbiamo chiudere con una domanda concreta, è la mia domanda concreta, è che il decisore politico nazionale si ricordi di internet proprio quando lo deve bilanciare con altri beni, siano essi quelli economici, sia esso la sicurezza. Grazie, spero di essere stata nei termini.
Molte grazie Giovanna, ottimo questo ultimo appello anche per appunto portare questa richiesta all'interno delle richieste che emergeranno da questo forum, da questo panel. Adesso passiamo la parola a una vista dello stesso problema, delle stesse problematiche dal punto di vista del consumatore, della tutela del consumatore, nonché appunto di tutto l'ambito del mercato. In particolare vorrei ricordarvi una citazione di Rodotà da Diritto di avere diritti, che la globalizzazione avviene attraverso i diritti e non avviene attraverso i mercati, quindi questa è una frase che spesso Rodotà ci ricorda. E su questo tema ci relazionerà la professoressa Carmela Camardi, professore ordinario di diritto privato, nonché grande esperta di e-commerce e della regolazione dell'e-commerce. Grazie. Intanto Giovanna, tu ci ascolti? Sì, sì. Perfetto, grazie. Grazie, buonasera a tutti, grazie alla collega Monica Palmirani per questo coinvolgimento che cade a pennello rispetto alla mia attuale attività didattica, visto che ho iniziato da poche settimane un corso del tutto nuovo, proprio dedicato al diritto dell'internet, e quindi ho avuto modo di rinfrescarmi le idee. Ecco, per entrare direttamente in tema, avrei dato a questo mio brevissimo intervento il titolo Diritti dei consumatori e dichiarazioni dei diritti in internet su sollecitazione, appunto di Monica, e vorrei svolgere qualche breve considerazione in ordine al punto di vista a partire dal quale si può parlare di diritti dei consumatori oggi e qui, hic et nunc, a distanza di diversi decenni dalla prima riforma ufficiale che nel contesto dell'ordinamento italiano dava evidenza formale definitiva al consumatore, tra virgolette, come contraente destinatario di una disciplina speciale nell'ambito di un rapporto contrattuale. Da allora, siamo alla fine degli anni 90 con la riforma delle clausole vessatorie, il primo gruppo diciamo, di norme posto espressa tutela del consumatore, il diritto dei consumi si è arricchito di principi e si è arricchito di tante tali di regole fino al punto da meritare la considerazione di vero e proprio microsistema del diritto privato dotato di dispositivi e regole proprie. Tutto ciò è avvenuto per merito della cultura consumeristica sviluppata dall'Unione Europea al punto tale che non sono pochi quelli che identificano il contratto di diritto europeo con il contratto tout court dei consumatori. Ebbene, oggi abbiamo l'occasione di mettere a confronto due fenomeni che meritano appunto di essere correlati. Il primo è la decisiva virata dell'Unione Europea verso una regolazione dei rapporti di consumo nell'ambito del programma del Digital Single Market varato nel 2015, contesto nel quale l'affannoso percorso di armonizzazione del diritto contrattuale ha lasciato l'idea di un regolamento generale della vendita trasfrontaliera per orientarsi invece verso un pacchetto di direttive concernenti il commercio elettronico che specificano e rafforzano i diritti e la tutela dei consumatori online. Il secondo elemento è proprio questa dichiarazione dei diritti di internet consegnata dalla nostra Camera nello stesso anno, che non si rivolge direttamente ai consumatori né al mondo delle imprese, per tutte le ragioni che la collega che mi ha preceduto ci ha ampiamente esplicitato, ma piuttosto, appunto, come tutte le carte a vocazione costituzionale, si rivolge all'uomo nella sua veste di cittadino digitale. Dunque i diritti dei consumatori in internet si incontrano con i diritti in internet. Vediamo come. Per la verità, infatti, bisogna premettere che il diritto dei consumi nella dimensione europea non è nuovo a dispositivi che dichiarano, anzi proclamano, diritti senza legarli necessariamente ad uno specifico contesto relazionale, ma individuando al tempo stesso pretese e principi che possono essere fatti valere a seconda delle circostanze, come rimedi in funzione di tutela di una situazione, ovvero come criteri interpretativi di soluzione di una controversia o di confezione di una soluzione normativa. Quindi il diritto dei consumi, intendo dire, si è espanso verso una visione più ampia rispetto a quella meramente contrattualistica. Intanto abbiamo l'articolo 38 della Carta di Nizza,
che assegna alla protezione dei consumatori un livello, questa volta formalmente sì, costituzionale. Ma a testimonianza di questa più ampia dimensione assunta dal diritto dei consumi, abbiamo nel nostro codice del consumo una dichiarazione dei diritti dei consumatori. E il codice del consumo, dopo avere centrato il suo obiettivo alla luce di un elevato livello di protezione dei consumatori e degli utenti, introduce all'articolo 2 questo decalogo dei diritti dei consumatori che riconosce come diritti fondamentali. Vi troviamo il diritto alla salute, il diritto alla sicurezza dei prodotti, all'educazione, alla promozione dell'associazionismo da una parte. E poi vi troviamo i diritti all'informazione, alla correttezza della pubblicità, delle pratiche commerciali, alla trasparenza, all'equità dei rapporti contrattuali e così via dicendo dall'altra parte. Ecco, una sola osservazione su questo mini statuto prima di confrontarlo con la dichiarazione dei diritti della nostra Camera. Vi troviamo, come dicevo, un allargamento degli orizzonti normativi. Oltre la prospettiva meramente patrimoniale del contratto, mediante il quale il consumatore si fornisce di un prodotto o di un servizio utile a soddisfare una necessità personale, vi troviamo una vision, per la quale il consumatore diventa un soggetto della società destinatario di una cultura non meramente protettiva o paternalistica, ma di crescita. Una cultura di sviluppo della sua piena consapevolezza di cittadino, capace di valutare il senso delle operazioni che svolge, anche con riguardo alla salute, alla sicurezza e allo sviluppo, in una dimensione cooperativa e associativa di utilità non meramente individualistica. Il che naturalmente assume un'importanza specifica tutte le volte in cui il rapporto di consumo si sviluppa online, aprendo prospettive di estrema convenienza, come noto, ma anche insidie e pericoli che devono essere fronteggiati per non neutralizzare i vantaggi offerti da Internet anche nel campo del commercio elettronico. È qui che la protezione dei consumatori attraverso i diritti si lega alla generale strategia del Digital Single Market. Ma è anche qui, allo stesso tempo, che si può vedere un ponte che collega questa strategia allargata dei diritti dei consumatori e i diritti in Internet, che evidentemente sono i diritti di tutti, non solo dei consumatori, come dicevo. La dichiarazione dei diritti del 2015, invero, proprio per questa sua mission di dichiarazione tendenzialmente universale, non parla di consumatori, o almeno non esplicitamente. Se ne può leggere, però, a mio avviso, qualche non banale riferimento di contesto. Innanzitutto nel preambolo. Nel preambolo si legge che nella dimensione del suo essere risorsa globale e che risponde al criterio della universalità, Internet può e deve essere fatto oggetto di principi che, cito, tengono conto anche del suo configurarsi come uno spazio economico che rende possibili innovazioni, corretta competizione, crescita in un contesto democratico, che qui possa giocare il suo ruolo, un suo ruolo, il diritto contrattuale, mi pare nei termini. Ancora, articolo 3,5. Si legge che l'uso consapevole di Internet è fondamentale garanzia per lo sviluppo di uguali possibilità di crescita individuale e collettiva e per il riequilibrio democratico delle differenze di potere sulla rete tra attori economici, ancora una volta, istituzioni e cittadini. Articolo 9,4. Ogni persona ha diritto di fornire solo i dati strettamente necessari per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge per la fornitura di beni e servizi, quindi siamo ancora di fronte ad una problematica, ad un orizzonte contrattualistico, per l'accesso alle piattaforme che operano in Internet. Ancora, finalmente, l'articolo 12 della dichiarazione, con riguardo all'uso delle piattaforme, sancisce una serie di diritti alla correttezza, all'informazione, alla non discriminazione, corredati dal rimedio consistente nella interruzione del rapporto e dal diritto alla cancellazione dei dati in caso di violazione di taluni di questi obblighi. Diritti non espressamente rivolti ai consumatori, come dicevo, ma certamente applicabili anche nei rapporti dei consumatori. Ecco, non occorre essere studiosi della materia per vedere in queste dichiarazioni il presupposto teorico di una serie dei più tipici diritti dei consumatori, quali riconosciuti nella migliore tradizione giuridica del consumerism. Innanzitutto, il consumerism come politica che rende possibile una corretta competizione economica delle imprese, quindi quale fattore di crescita, per essere la protezione dei consumatori un formidabile incentivo alla razionalizzazione dei mercati e alle politiche di concorrenza,
basate sulla qualità dei prodotti e dei servizi piuttosto che sull'abbassamento dei prezzi o su altre performance predatorie tradotte in clausole o comportamenti abusivi. Ancora, l'uso consapevole di Internet non può essere evocato quale principio che giustifica altre due tradizionali tecniche di tutela del consumatore: la predisposizione di obblighi informativi precontrattuali e il diritto di recesso, autentico strumento di autotutela nei contratti a distanza. E analogamente agli articoli 9 e 12, facilmente possono fare da sfondo alle altre norme di protezione dei consumatori che assicurano i diritti alla correttezza e alle discriminazioni sulle piattaforme telematiche. Dunque le due dichiarazioni si incontrano, il diritto dei consumi e le dichiarazioni dei diritti, su un terreno, vorrei dire, costituzionale comune. Quello appunto del codice del consumo, che esubera la prospettiva meramente patrimoniale per trattare il consumatore come cittadino, e la dichiarazione della Camera del 2015 che elegge il cittadino digitale a destinatario di una costituzione di diritti, tenendo conto anche della sua dimensione patrimoniale. Ecco, in questa ottica ho pochi secondi di tempo. Cosa rimane da dire dal punto di vista concreto? Sul piano dei diritti e dei principi, l'insieme delle fonti che abbiamo menzionato si presenta certamente adeguato a fronteggiare i rischi del commercio elettronico, soprattutto nel contesto di sviluppo della prossima normativa dell'Unione Europea che mira all'abolizione alla correzione del geoblocking, al miglioramento della performance dei diritti. Cosa c'è da migliorare? E sono gli strumenti tecnici apprestati al singolo consumatore per il concreto esercizio dei suoi diritti e per l'efficacia della tutela. E qui, se un messaggio si vuol mandare ad un prossimo regolatore, nel diritto dei contratti, per esempio online, la questione relativa alla disciplina del point and click e di come questo debba essere disciplinato, ovvero la questione della disciplina del recesso, la cui natura rimane ancora pressappoco ibrida fra strumento attraverso il quale sciogliersi da un contratto, ovvero strumento che invece porta alla conclusione del contratto, ecco, sono tutti aspetti sui quali non solo è possibile sviluppare e arzigogolare i ragionamenti dei giuristi più o meno tecnici come me, ma anche intervenire per implementare l'efficacia di questi rimedi. Grazie. Bene, dopo aver ascoltato quindi due voci tecniche esperte, sentiamo ora la voce del mercato, in particolare la voce di Andrea Stasi, Public Policy and Government Relations Manager di Google. Ricordo che Google ovviamente è un grande attore, uno dei maggiori, che offre più di 200 servizi, che abbraccia dai contenuti fino ai motori di ricerca, l'advertising, una quantità di servizi. E quindi c'è un po' questo tema ricorrente della ricentralizzazione del web. Questo è un tema caro a Tim Berners-Lee, che ci ricorda proprio che dobbiamo ritornare a quella frammentazione che abbiamo sentito stamattina in apertura essere l'essenza di Internet, una frammentazione che porta a non avere dei monopoli, che porta a un'equità, che porta ad avere un bilanciamento degli interessi. E quindi ora ascoltiamo anche come un grande attore come Google può implementare questi, diciamo, pilastri che hanno fatto grande Internet. Voglio solo ricordare l'articolo 12 dei diritti, della Carta dei diritti di Internet che la Camera ha approvato, che nel comma 1 parte dicendo, la rubrica è diritti e garanzie delle persone nelle piattaforme. I responsabili delle piattaforme digitali sono tenuti a comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti degli utenti, fornitori e concorrenti. Questo anche per richiamare la net neutrality che abbiamo appena concluso. Quindi su questo scenario lascio la parola all'esperto. Grazie professoressa Palmirani e grazie agli organizzatori per l'invito a questo forum, che riteniamo anche noi
un momento fondamentale per la riflessione e per un contributo alla formazione delle regole della rete. Tre premesse e cinque punti, molto brevemente, prima di proporvi due osservazioni finali. Le tre premesse sono le seguenti. La prima, la centralità di Internet per la vita di tutti quanti noi e come strumento fondamentale di opportunità, di crescita economica e di creazione di occupazione, oltre evidentemente a luogo ormai non più virtuale ma assolutamente reale e quotidiano per tutti noi, per le nostre relazioni sociali e l'esercizio delle nostre libertà fondamentali. Non, è un, evidentemente un discorso ben noto a tutti presenti in sala, ma è importante ricordarlo quando ci si occupa delle regole della rete, richiamare sempre innanzitutto che cos'è Internet e quanto ci abbia cambiato la vita e quanto sia il digitale sia un volano incredibile dal punto di vista economico, che dà enormi opportunità a qualsiasi impresa, non solo a quelle native digitali, ma a qualsiasi impresa, incluse, e poi tornerò su questo, quelle piccole e medie, per ampliare il proprio giro di affari e sfruttare appieno le opportunità dell'odierna economia. Seconda premessa, l'Italia non ha ancora colto appieno le opportunità del digitale. Abbiamo un divario che è da un lato tecnologico, e su questo riteniamo particolarmente lodevoli le iniziative del governo, da un lato il piano banda ultralarga e dall'altro la strategia per l'industria 4.0 recentemente presentata dal Presidente del Consiglio, che crediamo sia davvero chiave per lo sviluppo del nostro paese rispetto all'economia digitale. E poi l'altro divario che abbiamo è quello culturale, della formazione e dell'abitudine a utilizzare il digitale anche per il business, e anche su questo il governo sta portando avanti una serie di iniziative, a partire dai più giovani, dal piano per la scuola, fino a iniziative appunto per esempio per le piccole e medie imprese, e mi sia consentito ricordare talvolta insieme a Google. Terza premessa, evidentemente ci troviamo qui in particolare perché la grande diffusione di Internet rende la dimensione online centrale nelle nostre vite e allo stesso tempo ci deve spingere a interrogarci su quali siano i diritti e le tutele a disposizione degli utenti, dei cittadini che utilizzano Internet. E proprio su questi piani vorrei sviluppare il mio breve intervento. La professoressa Palmirani parlava dell'obbligo di responsabilità sociale, della lealtà e correttezza che è in capo alle imprese, e proprio in quest'ottica vorrei proporre il mio ragionamento e vanno le iniziative che richiamerò. Primo punto, come vi dicevo, i diritti e libertà fondamentali che devono essere rispettati nell'ambiente online. Quando si va a intervenire, la sfida per il legislatore o per il regolatore è particolarmente difficile, perché Internet è un ambiente per sua natura in continuo, in incessante movimento, e quindi il rischio di andare a intervenire con previsioni particolarmente mirate è notevole, perché poi si rischia di non essere mai up to date, mai aggiornati rispetto a quello che è l'evoluzione dello scenario di Internet. In questo senso previsioni di principi generali sono assolutamente invece utili e ci sembrano esperienze importanti, e diciamo richiamare un catalogo di diritti anche per la rete certamente è un'azione importante. Secondo elemento, Internet è per sua natura transnazionale, e quindi non bisogna mai dimenticare, l'abbiamo già sentito negli interventi che mi hanno preceduto, come questa natura transnazionale richieda necessariamente di tener conto della disciplina europea e internazionale vigente, e in particolare di quel bilanciamento di interessi a cui si faceva riferimento poc'anzi, che è richiamato per esempio a livello europeo dalla Carta dei diritti fondamentali all'articolo 54. Non si può andare a intervenire su un diritto fondamentale dimenticando a scapito di un altro diritto fondamentale, quindi bisogna sempre tener conto nell'azione di chiunque intervenga su queste materie del necessario bilanciamento e contemperamento degli interessi in gioco.
Terzo punto, ed è per questo che siamo particolarmente grati per l'invito e riteniamo particolarmente importante un'iniziativa come l'Internet Governance Forum. Internet è diventata quello che è grazie a una governance che è sempre stata e speriamo continui ad essere multi-stakeholder. Questo tipo di iniziative, questo tipo di forum, secondo noi sono il luogo principe, il luogo migliore per discutere e formare insieme le regole che devono governare la rete nell'interesse di tutti, del settore pubblico, del settore privato, ma soprattutto dei cittadini. Quarto punto, si è parlato a più riprese della carta della dichiarazione dei diritti di Internet, recentemente approvata dalla Camera. Ecco, abbiamo ritrovato nella dichiarazione dei diritti di Internet in diversi casi che questi diritti universali sono delle opportunità di cui già gli utenti di Google beneficiano e che siamo ben lieti che vengano richiamati in un catalogo come quello proposto dalla dichiarazione dei diritti di Internet. Faccio soltanto due esempi naturalmente per ragioni di tempo e sono il primo l'interoperabilità, il fatto che il protocollo TCP/IP sia appunto per sua natura aperto e interoperabile a tutti i livelli è la base stessa di Internet e quindi riteniamo fondamentale che si conservi questa opportunità che chiunque possa collegare un dispositivo alla rete, interconnettersi con il resto del mondo, far viaggiare i propri contenuti, le proprie idee online e comunicare con persone in ogni parte del globo. È la natura stessa della rete e in Google lavoriamo, ma direi combattiamo quando ce n'è bisogno, per difendere sempre questo principio assoluto di Internet ed evitare ogni ipotesi di lock-in degli utenti. Gli utenti devono essere liberi assolutamente di utilizzare i servizi nel modo migliore e devono farlo perché si fidano dell'operatore di Internet con cui hanno rapporti. Quindi andiamo avanti nella nostra fornitura di servizi in questa precisa ottica. Proprio in questa prospettiva, alcuni anni fa, ad esempio, abbiamo posto in essere il Google Takeout, la portabilità dei dati. Quindi chiunque utilizzi i servizi di Google può prendere i suoi dati e portarli via da un altro operatore quando lo ritiene. Questo perché vogliamo che gli utenti utilizzino i nostri servizi perché li apprezzano, non perché sono imprigionati. E trovare previsioni come il diritto alla determinazione informativa e appunto i diritti e le garanzie delle persone sulle piattaforme, che sono appunto il centro vero di tutti i discorsi che stiamo facendo, ci fa particolarmente piacere. Così come ci ha fatto particolarmente piacere recentemente vedere l'approvazione del nuovo regolamento europeo sulla privacy, che ha richiamato anch'esso, incluso anch'esso il diritto alla portabilità dei dati. Secondo elemento, insomma, sempre di questo punto 4, giuro che sarò breve, mi avvio velocemente alla conclusione, è che la privacy significa cose diverse per persone diverse in giro per il mondo, in base alle proprie culture, alla propria sensibilità. Per questo noi, con account personale, da ultimo, e attraverso un dialogo costante anche con le autorità garanti della privacy, tra cui specie quella italiana, abbiamo posto in essere appunto uno strumento unitario affinché ciascuno possa gestire autonomamente i suoi dati personali e la sua sicurezza in rete. Proprio in quest'ottica stiamo girando l'Italia in queste settimane con dei partner, la Polizia Postale, Altro Consumo e l'Accademia del Codice di Internet, per sensibilizzare i cittadini a utilizzare gli strumenti che hanno a disposizione per tutelare la propria privacy e la propria sicurezza. Noi facciamo il massimo, mettiamo a disposizione gli strumenti tecnologici di ultimissima generazione, ma una parte della sfida, una parte del lavoro essenziale è far capire alle persone quanto sia importante utilizzare questi strumenti. Fa parte del divide culturale su cui continuiamo a lavorare e stiamo vedendo dalla quantità di persone che in queste settimane vengono nelle piazze e nelle università ad assistere agli eventi che organizziamo quanto questi temi siano sempre più all'attenzione dei cittadini.
Insieme a quello della privacy c'è inscindibilmente legato l'aspetto della sicurezza, sono due vasi comunicanti, due facce della stessa medaglia. I dati non possono essere riservati se non sono sicuri e viceversa. Proprio per questo noi da sempre operiamo per consentire, e sempre di più in realtà negli ultimi anni, per consentire agli utenti di mettere al sicuro, di avere sicurezza rispetto ai propri dati personali, e proprio avendo imparato insomma quanto questo dal passato, quanto questo sia fondamentale e quanto giustamente questa esigenza sia particolarmente sentita dagli utenti, abbiamo messo in campo una serie di strumenti di ultima generazione. Evidentemente tra questi il più importante è la crittografia, che consente appunto come più avanzato strumento tecnologico al momento a disposizione di utilizzare in sicurezza i servizi internet. Ultimo punto, prima di proporre le due osservazioni finali, è quello dell'educazione digitale. L'educazione digitale su cui stiamo lavorando col settore pubblico, col Ministero del Lavoro e con Garanzia Giovani, attraverso un progetto che si chiama Crescere in Digitale, per formare una grande quantità di giovani digitalizzatori in tutta Italia che possano consentire alle imprese, specie alle piccole e medie imprese, di cogliere appieno le opportunità del digitale. Abbiamo già formato in questi mesi migliaia di giovani digitalizzatori e continueremo sempre di più. Poi questi passano attraverso uno stage, possono essere assunti dall'impresa e così via. È un progetto in cui crediamo molto e che sta avendo grandi risultati. L'altra campagna, l'ho già richiamata, Vivi Internet al sicuro, anche su quella, con quella stiamo cercando di dare un contributo specificamente per privacy e sicurezza online, e crediamo che in questo, quindi nella sfida dell'educazione digitale, la collaborazione pubblico-privato sia assolutamente centrale, come ho appena richiamato. Concludo con le ultime due osservazioni e barra richieste, insomma, così come c'era stato chiesto. Primo punto. La rete è nata e deve rimanere aperta alla base della libertà di informazione e di espressione di tutti quanti, quindi vanno evitate le censure, va evitato di porre in capo a dei soggetti, siano anche grandi soggetti, grandi piattaforme, eccetera, un principio di responsabilità che significa fondamentalmente imporre di andare a verificare, a controllare i contenuti preventivamente. Quindi crediamo che il principio di limitazione di responsabilità degli intermediari, così come peraltro è stato ribadito adesso nella nuova proposta di direttiva servizi media audiovisivi, lasciando fermo, richiamando la fermezza dell'assenza di responsabilità degli intermediari, sia un principio ancora fondante della rete e particolarmente importante proprio per evitare che si debba andare a verificare quelli che sono i contenuti in rete ex ante e non su segnalazione attraverso le policy messe in campo dagli operatori. L'altro elemento è quello della autoregolamentazione o coregolamentazione. Stiamo procedendo sempre di più in questa direzione, ma si sta procedendo anche nei testi normativi comunitari, perché per rispondere alle esigenze di oggi della rete, sempre più in evoluzione, è uno strumento che si è visto essere particolarmente utile. Per farvi solo due esempi e con questi concludo, da una parte la direttiva servizi media audiovisivi nell'ultima versione prevede proprio che le piattaforme online, diciamo di video sharing, pongano in essere delle soluzioni in quest'ottica rispetto ai contenuti di incitamento all'odio e alla tutela dei minori, e da parte nostra recentemente abbiamo già sottoscritto insieme alla Commissione europea e ad alcuni grandi operatori, Twitter, Facebook e Microsoft, un codice di condotta proprio sul tema dell'incitamento all'odio in rete. Questo è soltanto un esempio, ma crediamo che è importante ed è utile, proprio sulla base della nostra esperienza, proseguire su questa strada e quindi incentivare e spingere verso strumenti autoregolamentari che usino e prendano spunto dalle best practice poste in essere. Grazie a tutti. Molte grazie per questo panorama che pone l'accento soprattutto sopra anche la formazione culturale delle nuove generazioni, ed è proprio in questo ambito che si inserisce l'ultimo intervento dei portavoci appunto di questo gruppo di 22 studenti
che all'interno del mio corso di informatica giuridica dell'Università di Bologna hanno analizzato tutta la dichiarazione dei diritti di Internet, e in particolare si sono letti anche Internet, i nostri diritti, il volume di Anna Masere e Guido Scorza, cari amici che saluto, che credo essere non solo uno strumento per addetti ai lavori come i miei ragazzi della facoltà di giurisprudenza, ma che questo volume debba diventare un po' uno strumento didattico di accompagnamento di tutte queste azioni che Google stesso sta portando avanti insieme alla Polizia Postale e altri attori sul territorio. Non c'è miglior strumento che la cultura per fare dei cittadini, dei bravi cittadini digitali, e crediamo appunto che solo andando in questa direzione possiamo poi bilanciare bene gli interessi di tutti, mercato, governi e cittadini. In questa ottica sentiamo l'intervento di Laura Caramardelli e Carlo Basunti, che ci parlano in particolare del diritto d'accesso, dell'identità e il diritto all'oblio. I temi sono stati scelti dai ragazzi, dalla loro esperienza personale di cittadini giovani che utilizzano tutti i giorni la rete. Prego. Buonasera a tutti, grazie. Io sono Laura Caramardelli, accanto a me c'è Carlo Basunti e facciamo parte appunto di questo gruppo di studenti della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, e come anticipava la nostra professoressa abbiamo deciso di soffermarci proprio sul diritto all'accesso, il diritto all'identità digitale e, ultimo ma non per importanza, sul diritto all'oblio o alla deindicizzazione, e vorremmo partire proprio dal primo di questi, per l'appunto il diritto di accesso, in virtù di una considerazione strettamente empirica. Infatti ciascuno di noi credo bene conosca quel forte senso di esclusione che deriva dal trovarsi improvvisamente offline, banalmente dal non poter aggiornare i propri profili social, e mi rendo conto che queste siano forse attività futili, sì, eppure sono determinanti per una parte della realtà di cui nessuno di noi oggi può fare a meno. E proprio per questo motivo è indispensabile garantire a tutti appunto il diritto di accesso ad Internet attraverso una connessione che sia sicura, paritaria e soprattutto libera. E connessione, si badi bene, garantita su porzioni sempre più ampie del territorio nazionale e fornendo a chi lo desideri mezzi ed istruzioni per un utilizzo responsabile, per l'appunto, della rete. Questo non fosse altro perché proprio la rete rappresenta probabilmente la migliore opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva, al punto da sollecitare la costruzione di un quadro giuridico inedito ed innovativo dei diritti fondamentali. Cogliamo dunque questa occasione per sollevare suddette istanze, proprio perché il diritto di accesso si inserisce laddove quella di vivere offline non sia una scelta libera, ma una scelta dettata dalla mancanza di mezzi propri o dalla mancanza di infrastrutture o ancor peggio da forme antidemocratiche di censura. E personalmente sentiamo molto vicino a noi questa diseguaglianza sostanziale che di certo non condividiamo con i nostri colleghi europei. Ma se è dunque il caso di istituire delle nuove norme, siano esse promozionali o anche sanzionatorie, è il caso di interrogarsi su quale sia l'ambito di applicazione di queste norme e quali ovviamente siano i destinatari delle stesse. Perché quando ci troviamo in rete, sì, siamo ben consci di essere utenti, ma non possiamo dimenticare che condizione imprescindibile per la titolarità dei diritti è la cittadinanza digitale. Pur sempre cittadinanza, anche se di quel luogo o non luogo, carente dei requisiti canonici di popolo, territorio e sovranità. È infatti innegabile che la rete sia la più recente e al tempo stesso imperante declinazione della vita associata, e ciascuno di noi è costantemente soggetto, oggetto o semplicemente spettatore di un mutamento eterogeneo ed ininterrotto che genera una scomposizione e poi una moltiplicazione del profilo giuridico di ciascuno. Ed è coerentemente con questa tesi che i diritti in Internet reinterpretano i principi costituzionali, e non potrebbe essere altrimenti in un contesto in cui quella che potremmo definire un aumento della democrazia si equilibra con un sempre maggior controllo sulle informazioni dei cittadini e dove gli individui scindono la propria identità digitale. Bene puntualizzarlo, l'identità digitale non va limitata ai soli strumenti tecnologici, quelli delle credenziali o dell'autenticazione. Quando questa tutela venga estesa, l'identità digitale risulta lo strumento più concreto per realizzare l'accesso ad Internet e ovviamente ai servizi offerti sulla rete.
Volendo quindi tratteggiare i contorni dell'identità digitale, di questo alter ego sfuggente e poliedrico di ciascuno di noi, non possiamo certo incorrere nell'errore di considerarla un'entità a sé stante. Sarebbe miope, perché l'identità di una persona è appunto una maschera, e l'identità digitale è la species del più ampio genus identitario, in cui ovviamente rientra a pieno titolo. E qui una considerazione verosimilmente etica. Va azzerata ogni distanza fra reale e virtuale, e quindi possibile, ricomponendo quel legame fra convincimento interno e responsabilità esterna, anche quando quest'ultima sia mediata da uno schermo. Ed è così che, a nostro parere, nella società liquida dell'autodeterminazione, sul palcoscenico social dello stand ergo sum, intessiamo quella sintesi fra dati oggettivi e deduzioni soggettive che è la nostra identità. Quello che decidiamo di condividere, quello che decidiamo di celare dietro uno pseudonimo, tutte le tracce che disseminiamo nel mare magnum dei big data, o ancora ciò che i motori di ricerca sono in grado di dire su di noi, rientra tutto nell'alea del diritto all'identità, diritto riconosciuto come inviolabile dapprima da numerose sentenze della Cassazione e poi dalla storica pronuncia 13 del 94 della Consulta. Ancillare rispetto al diritto all'identità digitale è l'eredità digitale. Infatti la prima non è soltanto un diritto a fattispecie aperta che ne ricomprende altri altrettanto importanti come il diritto alla reputazione o al domicilio informatico, ma è anche un'identità fatto. Ed è proprio in quest'ambito che si inserisce l'eredità digitale, sollevando non poche questioni. Per quel che riguarda la tutela del patrimonio personale in internet, per quel che riguarda il rapporto contrattuale che legittimi successione e successori, per quel che riguarda i limiti all'autonomia privata nel disporre appunto del patrimonio, nonché nell'accertamento per l'appunto dell'identità del decuius. Ad oggi le soluzioni che sono state approntate provengono dai digital provider, che appunto hanno una serie di strumenti death manager affini che regolano la sorte dei nostri beni digitali e dei nostri account. Una scelta a nostro parere incauta, che per lungo tempo ha lasciato giurisdizione alla Contea di Santa Clara e oggi ha ceduto il passo ad un mero principio di soft law per cui competente sarebbe la Corte Nazionale. Sarebbero a nostro parere invece ben più opportune disposizioni più esaustive che provengano da un intervento del garante della privacy, e questo in considerazione anche dell'altissimo valore morale ed economico dei nostri dati e il proliferare dei casi di spoofing, insomma, testimone, che ad oggi viene tutelato da uno strumento estremamente fallibile, il consenso. Consenso che resta comunque condizione principe per la liceità del trattamento. Ed è il trattamento, a norma dell'articolo 6 del regolamento 679 del 2016, a dover riguardare una o più specifiche finalità. Cosa accada al mutare di queste finalità? Ovviamente ce lo siamo domandato, ma ve ne parlerà ora il mio collega. Grazie Laura, buonasera a tutti. Ci siamo chiesti, come diceva giustamente la mia collega, cosa succede al mutamento delle finalità del trattamento dei dati stessi. Il titolare del trattamento sicuramente non potrà procedere sul consenso che ha ottenuto in precedenza. Infatti, se lo scopo viene a mutare, si creerà come una necessità di ottenere appunto un nuovo consenso, che dovrà essere anche in questo caso libero, non condizionato e espresso inequivocabilmente dall'interessato. Se è necessario però un nuovo consenso al mutamento delle finalità in ragione della piena autodeterminazione che viene garantita ad ogni soggetto, sicuramente non potrà escludersi in capo all'interessato la disponibilità dei dati trattati anche al fine di rimuovere dalla rete tutte quelle informazioni che sono legate meramente al suo passato. E proprio qui entra in gioco il diritto all'oblio, il diritto attraverso il quale si tenta di agire sul passato per tutelare il presente e soprattutto il futuro, il diritto attraverso il quale si richiede quindi una vera e propria reintegrazione del potere di disporre delle informazioni che riguardano una persona e che, seppur pubblicate lecitamente in principio, allo stato dell'arte mancano del requisito fondamentale dell'attualità. È proprio perché ormai sempre più spesso la nostra immagine attuale non rispecchia più quella che la società ha di noi attraverso il web, che si richiede che vengano quantomeno celati quei collegamenti che uniscono la nostra persona a fatti che non rispecchiano più il nostro io, la nostra personalità, il nostro essere. Sul punto si inserisce la sentenza Google Spain, che ha sancito la possibilità per Google e per i motori di ricerca in genere di decidere quali informazioni possano essere deindicizzate e quale no. In sostanza il potere di decidere chi possa davvero godere del diritto all'oblio.
A me e all'intero gruppo di lavoro che con me ha collaborato è sorta spontanea una domanda. Come possiamo lasciare una capacità decisoria che appare davvero oltremodo estesa ad un soggetto privato come Google e non ad un giudice imparziale che sarebbe l'unico vero organo in grado di operare un giusto bilanciamento tra il diritto all'oblio e il diritto all'informazione di tutti i consociati che viene tutelato dall'articolo 21 della nostra Carta Costituzionale? È infatti facile, se non immediato, pensare che il motore di ricerca tuteli primariamente i propri interessi, primo fra tutti quello economico, anche se sempre più gli aspetti etici divengono un elemento importante nelle strategie delle over the top. Le statistiche sul punto però sono chiare, Google tende ad indicizzare con moderazione, per non ledere l'intera infrastruttura e l'architettura della digital economy. Siamo davanti a un momento dell'umanità in cui la storia si scrive anche attraverso l'iperstoria, per usare un termine caro a Floridi, ossia attraverso istituzioni non codificate e agenti non formali, proprio come Google. Ponendoci ora però in una prospettiva de iure condendo, è invece proprio a quel bilanciamento che dobbiamo aspirare, ad un'attenta ponderazione tra il diritto di un soggetto di poter tornare padrone della propria storia, arrivando ad essere la stessa persona online e offline, con l'altrettanto però legittima pretesa della società intera di conoscere, di sapere, di essere informati. Questa realtà in cui deve essere garantito l'accesso ad internet, in cui l'identità è tutto fuorché tangibile e in cui il ricordo cede troppo spesso il passo all'oblio, è la realtà in cui siamo immersi giorno per giorno. Non conosciamo un mondo senza tecnologia, abbiamo a disposizione ogni tipo di mezzo per apprendere, per imparare, per progredire, ma in realtà siamo intrappolati in questa rete, di fronte alla quale spesso siamo disarmati, un po' per pigrizia, ma spesso e volentieri, più frequentemente, per reali impossibilità, anche quando ci sembra di avere la verità in mano stringendo uno smartphone. È vero, siamo vittime semiconsapevoli, soffriamo di una sindrome di Stoccolma, ossia adoriamo il nostro rapitore, ma anche volendo non ne possiamo scappare, lui ci starà sempre guardando. E allora noi, che forse così sprovveduti non siamo, chiediamo che il diritto rifletta, chiediamo che il diritto proponga e chiediamo che il diritto tuteli la più esposta e vulnerabile delle proiezioni della nostra persona, quella digitale. È pertanto auspicabile che l'Internet Governance Forum si ponga subito questi obiettivi etici della rete e da subito istituisca un gruppo di lavoro su questi temi per valutare la candidatura a divenire un ente super partes per dirimere le questioni in modo omogeneo e bilanciato in questa realtà senza confini. Grazie a tutti per la vostra attenzione. Bene, abbiamo una lunga lista di persone che vogliono intervenire, direi che vorrei fare solo un commento. Un bellissimo film, Lo and Behold di Herzog, ora nelle sale, 10 capitoli che tratteggiano in un docufilm la nascita di internet e l'evoluzione. C'è una sequenza molto toccante, quasi esagerata, nella quale una famiglia è distrutta da un incidente in cui una delle figlie viene uccisa violentemente da un incidente stradale e nella quale le foto vanno in internet in una viralità costante. La famiglia non riesce a rimuovere le foto, non riesce a rimuovere quella costante lutto che si ripresenta. Perché una persona morta non ha diritto alla privacy e non riescono ad agire in punto di diritto per poter riavere quella serenità che invece avrebbero tutto il diritto di riottenere. Questo ovviamente è un caso estremo all'interno del film, però tocca veramente il tema dell'identità, dell'identità ora, adesso, ma nel futuro, e anche il tema dell'eredità digitale, che non è presente nella carta, e infatti è una stonatura, nel senso che tutto il percorso della vita dell'uomo è codificato all'interno di un bilanciamento dei propri diritti e dell'eredità poi di questi beni futuri, anche se digitali. E quindi questo semmai è un elemento da portare all'attenzione di un upgrade della carta, anche occuparsi dei diritti delle persone che non ci sono più e che quindi rimangono nella rete, come fare a rimuoverli, come i grandi player OTT riescono a governare queste anomalie, insomma, della rete, ma non anomalie della realtà.
Tornando a noi, abbiamo veramente 3 minuti da dedicare a 10 persone che hanno chiesto di parlare. Chiamerei immediatamente Giulio De Petra, Centro per la Riforma dello Stato, e Claudio Di Mambro della FIOM, che ci raccontano un'esperienza di formazione e di crescita di cittadinanza digitale. Prego. Vi prego di stare nei 3 minuti, perché altrimenti togliamo la parola a qualcuno che necessariamente invece vuole intervenire. Allora, perché la dichiarazione dei diritti di Internet è stata un bellissimo esercizio di scrittura e di retorica positiva, diciamo? Perché è capitata dentro un contesto che è il contesto attuale dell'uso del digitale. Sono rozzo nell'esposizione per essere breve, che è caratterizzato da una crescente preoccupazione per le criticità negative della trasformazione digitale. Cresce il profilo e la profilazione e la sorveglianza a livelli che stanno uscendo dalla cerchia degli addetti ai lavori e si sta diffondendo, questo l'ultimo è un esempio. La trasformazione digitale modifica sostanzialmente in senso negativo le condizioni di lavoro, sia del lavoro tradizionale che viene sfruttato ancora di più, sia dei nuovi lavori frammentati sulle piattaforme digitali. La trasformazione digitale fa la parodia della partecipazione online dei cittadini alla politica, alla cittadinanza e così via. Quindi c'è un contesto in cui le criticità negative sono di gran lunga prevalenti rispetto alle utopie positive della rete. A queste criticità negative corrisponde invece una retorica positiva del digitale, una retorica positiva che l'abbiamo ascoltata non forse in questo palco, ma l'abbiamo ascoltata anche qui e comunque tracima da ogni palco di convegno. Questa retorica positiva è sia dei privati, il rappresentante di Google non me ne voglia, ma insomma anche lui le cose che ha detto era un piccolo esempio di retorica positiva, ma loro fanno il loro mestiere e difendono il loro modello di business, è legittimo. Ma la retorica positiva è anche, ci viene dal pubblico ed è parte di una retorica più generale del conflitto tra vecchio e nuovo. Ci sono degli esempi di questa cosa. Il codice nuovo della pubblica amministrazione confonde i diritti dei cittadini col digital first. Andate a vedere I Am Donald del Daniel Black di Ken Loach e lì capite che cos'è il digital first. Seconda cosa, e lo dico con grande rispetto per la persona, ma in Italia c'è una cosa che non c'è in nessun altro paese del mondo. Il vicepresidente di Amazon è il responsabile delle politiche digitali del paese. Non è un problema di conflitto di interessi, è un problema di valore politico di questa scelta. Quindi un contesto di criticità negativa e una retorica positiva che le oscura. E in questo contesto è evidente che la Carta dei diritti di Internet diventa una dichiarazione votata all'unanimità da un Parlamento in cui probabilmente erano in una decina a sapere che cosa stavano votando. Che cosa si può fare per contrastare, per far sì che la Carta dei diritti di Internet viva effettivamente, non sia solo una dichiarazione? Bisogna far crescere non tra gli addetti ai lavori, ma tra tutti quelli che usano la rete, che lavorano con la rete, la consapevolezza critica dell'utilizzo della rete. Consapevolezza critica e anche capacità di opposizione al vecchio che diventa nuovo. Capacità di opposizione che significa capacità di conflitto. Senza questo non c'è consapevolezza critica. Per generare questa consapevolezza critica, il Centro per la Riforma dello Stato, che è un istituto antico della ricerca politico-culturale della sinistra italiana, eppure anche in quel contesto, da 2 anni lavora su temi di conseguenze e implicazioni politico-culturali del digitale. Qui nasce l'idea di una scuola critica del digitale, che organizziamo a Roma
da febbraio a maggio dell'anno prossimo, a cui speriamo di poter collaborare anche con gli studenti, perché quello che alcune delle cose che ho sentito lì sono pienamente dentro le idee che noi ci proponiamo di svolgere, lo faremo in collaborazione con la FIOM di Roma, che già si è incamminata in questa direzione. Ma lo racconto. Bene, passiamo la parola alla FIOM. Allora, buonasera a tutti, grazie intanto dell'ospitalità. Sì, io sono Claudio Di Mambro della FIOM di Roma, ringrazio Giulio per il passaggio del testimone, sarò breve, pensavo di fare un intervento un pochino più lungo, ma ho capito che sono 3 minuti. Ok. Noi... anche meno, sto già perdendo tempo. Quindi, no, volevo dire, Giulio ha fatto cenno a questa esperienza che abbiamo fatto come FIOM sul territorio romano, in particolar modo con lavoratori che sono anche delegati sindacali di aziende informatiche. Allora, i metalmeccanici normalmente sono immaginati semplicemente come gli operai, le cosiddette tute blu. In realtà, almeno in Italia, molti lavoratori metalmeccanici sono dipendenti di aziende informatiche, delle grandi multinazionali, IBM, HP, Accenture, Oracle, e hanno un po' una sorta di doppia identità, perché da un lato anche loro come lavoratori in qualche maniera sono condizionati dagli effetti delle tecnologie digitali e della rete applicate al mondo del lavoro, dall'altro in qualche modo sono quelli che anche oliano la macchina, diciamo così, aiutano a farla funzionare e quindi all'applicazione dei dispositivi digitali nei contesti più diversi che ben conosciamo. Allora, l'iniziativa si è sostanzialmente concretizzata in 4 giornate seminariali, durante le quali una 50ina di delegati e di lavoratori provenienti da aziende di questo settore si sono incontrati e confrontati con loro. C'è stato prima un percorso di rielaborazione del progetto a livello collettivo e in qualche modo questi seminari ci hanno consentito di fare un'analisi che andasse un po' più in profondità rispetto a quelle che sono le normali azioni sindacali alle quali siamo chiamati a rispondere quotidianamente per le difficoltà occupazionali, per la crisi in corso che determina perdita di posti di lavoro e quant'altro, e cercare appunto di fare un'analisi più approfondita per cercare di capire le origini e il perché delle condizioni di lavoro che in questi ultimi anni sono, almeno dal nostro punto di vista, nettamente peggiorate. Paradossalmente di pari passo con l'incremento della digitalizzazione del lavoro, della rete come sistema di connessione più che di comunicazione, e quindi gli effetti concreti che, a cominciare da un settore come quello dell'informatica, che è un po' una sorta di laboratorio, gli stessi lavoratori provano sulla propria pelle per la condizione lavorativa quotidiana, ovvero orari di lavoro oramai, come dire, infiniti. Quindi tempo di vita e tempo di lavoro che tendono a sovrapporsi. C'è una recente ricerca per cui si è calcolato che almeno 6 ore al giorno gli impiegati dell'informatica, ma non solo, trascorrono nella sola consultazione delle mail, in ufficio, in macchina, la notte arrivano i messaggi, si svegliano, rispondono. Quindi, come diceva prima Giulio De Pedra, questa retorica che chiama in causa anche il cosiddetto smart working, il lavoro agile, rischia in molti casi di trasformarsi in realtà in una vita messa al lavoro, cioè in una connessione perenne, e quindi di lavoratori che sono chiamati costantemente a rispondere alle esigenze della produzione, definiamola così. Questo percorso seminariale è stato molto importante anche grazie alla collaborazione di alcuni soggetti che abbiamo individuato, tra cui il professor Formenti, il professor De Michelis, il collettivo Ippolita, che hanno scritto e pubblicato lavori assolutamente molto interessanti sugli effetti dell'innovazione tecnologica e della rete non solo nel lavoro ma nella vita di tutti quanti noi quotidiana, e vado a stringere. E quindi per avere un obiettivo principale, che è quello di acquisire una maggiore consapevolezza della propria condizione, noi fatichiamo anche a livello sindacale per limiti in qualche maniera strutturali, per ritardi che abbiamo rispetto all'analisi del contesto che è cambiato così repentinamente in questi anni, ma notiamo che all'interno delle organizzazioni sindacali, ma anche nei posti di lavoro, spesso c'è una scarsa consapevolezza delle ragioni profonde e meno profonde che condizionano questo peggioramento tendenziale delle condizioni di lavoro, e che non riguarda solo gli informatici, perché è un terreno assolutamente trasversale. Chiudo proprio per fare un esempio questa
questa condizione per cui i tempi di vita e i tempi di lavoro si sovrappongono, una giornata lavorativa diventa in effetti di 24 ore, ha un effetto, una ricaduta ad esempio su una serie di settori, a cominciare da quello del terziario cosiddetto arretrato, la gente deve fare o vuole fare spesa 24 ore al giorno, deve consumare i pasti nel primo momento libero che ha nel corso della giornata, e questo determina a sua volta un peggioramento delle condizioni lavorative anche di quell'altra parte di lavoratori. Bene. Quindi questa era la riflessione e questo è quello che volevamo condividere. Grazie. Bene, grazie. Il prossimo intervento si innesta completamente nella stessa direzione, anzi lo perfeziona. Io chiamerei la collega professoressa Dianora Poletti dell'Università di Pisa, diritto privato, che ci parlerà di diritto di disconnessione. Prego. Sì, appunto, non ci siamo messi d'accordo con il dottor Di Mambro, ma le considerazioni, voglio dedicare qualche rapida considerazione in una sezione dedicata ai diritti della rete ad un diritto che sembrerebbe appunto un diritto rovesciato, cioè è quasi appunto il contraltare del diritto all'accesso, cioè del diritto alla disconnessione, che nasce nel contesto lavoristico, nasce in una dimensione caratterizzata dalla penetrazione di tempi di lavoro flessibili. Abbiamo sentito parlare ora del mescolamento, della cancellazione, della separazione tra tempi dedicati al lavoro e tempi dedicati alle attività altre, quindi il diritto del lavoratore a potersi disconnettere dalle tecnologie. Il dibattito sul punto è di particolare attualità perché la Francia, con la riforma del diritto del lavoro approvata nell'agosto scorso, e questi diritti poi entreranno in vigore nel gennaio del 2017, ha per la prima volta appunto previsto questo diritto alla disconnessione, tra l'altro applicandolo non solo al forfait jour, cioè al lavoro in cui si calcolano soltanto al termine giorni annualmente lavorati, ma a tutte le tipologie di lavoro. E il nostro, nel nostro ordinamento, un disegno di legge, il disegno di legge sul lavoro agile, il 2229, recentemente licenziato proprio dalla Commissione Lavoro del Senato, ha introdotto questo diritto alla disconnessione, però limitandolo solo al cosiddetto smart working. Allora, questo diritto è sicuramente figlio dell'era digitale e offre lo spunto, a mio avviso, per molti interrogativi. Ne formulerò tre per rispettare il minuto, i tre minuti, quindi dedicherò a ciascuno un minuto di tempo, quindi mi perdonerete la schematicità. Il primo interrogativo riguarda la necessità di un esplicito riconoscimento legislativo di questo diritto alla disconnessione, e quindi adesso è collegata alla domanda se si tratti di un vero e proprio diritto, che poi spinge l'interprete a qualificare questo diritto, diritto della persona, diritto fondamentale, diritto costituzionalmente rilevante. Come è configurato nel disegno di legge nostrano, il diritto di disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche, dalle piattaforme informatiche di lavoro, senza che da ciò possano derivare effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi. A me sembra che colpisca proprio la necessità di un'esplicita previsione in termini di nuovo diritto di fronte ad un ordinamento che comunque già disciplina puntualmente l'orario di lavoro, già conosce il divieto di controllo a distanza, che in questo progetto di legge vengono rafforzati, che già vieta l'intrusione informatica nei sistemi altrui, protegge il domicilio informatico e la corrispondenza elettronica, e già conosce l'obbligo datoriale di approntare un salubre ambiente produttivo. Emerge, mi sembra, proprio la tendenza a rafforzare la protezione della persona quando opera nella rete, quasi che questa perdesse i suoi diritti e fosse necessario costruire intorno ad essa una nuova rete di diritti. La seconda riflessione riguarda il profilo della tutela e tocca un tema molto discusso, molto di moda direi negli studi civilistici e processualistici, della effettività dei diritti. Nella legge francese la tutela di questo diritto alla disconnessione è legata alla necessità di specificare i termini attuativi del diritto nell'ambito della contrattazione collettiva e in via sussidiaria nell'ambito della contrattazione a livello aziendale. Quindi emergono i contorni di un diritto ad attuazione flessibile, dipendente dalla specifica organizzazione del lavoro, forse anche un diritto senza tutela quando non si trova l'intesa sugli accordi.
a maggior ragione questo potrebbe accadere in Italia, dove l'attuazione del diritto alla disconnessione è rimessa alla contrattazione aziendale o addirittura quella individuale. Il terzo profilo, vado veramente al galoppo, riguarda i rapporti con il corpo tecnologico, che nel diritto del lavoro è particolarmente stretto il rapporto tra persone e prestazione di lavoro, e qui sembra venire in considerazione rispetto al lavoro flessibile l'assenza di confine tra strumenti di controllo a distanza, strumenti elettronici di lavoro, piattaforme informatiche di richiesta e esecuzione della prestazione. Mi sembra che rispetto al corpo elettronico emerga riguardo a questo diritto alla disconnessione con grande prepotenza appunto il fattore temporale. L'utilizzo continuo delle tecnologie ha reso quindi proprio penetrabile la dimensione del fuori orario di lavoro, si parla di time porosity, accrescendo proprio la difficoltà delle conciliazioni dei ritmi degli spazi di vita e di lavoro. Concludo dicendo che, sono proprio alla conclusione, però nella cultura dell'essere sempre connessi, questo diritto anche in Francia è stato tacciato di paternalismo e addirittura si è voluto provare ad immaginare un dovere di disconnessione da parte del lavoratore per andare a integrare e a rendere attuabile l'approntamento degli strumenti di lavoro per consentire la disconnessione. Mi sembra, e posso concludere con le stesse parole dell'interventore che mi ha preceduto, che entrambi questi profili convergano verso una necessaria acquisizione di reciproca consapevolezza da parte delle aziende e da parte del lavoratore, che è poi, credo, l'elemento cardine del ragionare di diritti nella rete. Grazie. Grazie mille, il punto è molto interessante, purtroppo c'è anche da prendere in considerazione che i knowledge worker, soprattutto i programmatori, sempre più sono esposti invece a una tremenda competition con l'oltreoceano, dove lo stesso capo della ricerca di Google ci dice in più punti che un progetto ha la sua supervisione per andare avanti o meno se durante il weekend il team continua a lavorare. Se il team durante il weekend non lavora, vuol dire che non ha spezzato quelle barriere motivazionali da far sì che il progetto possa essere degno di essere finanziato. Quindi abbiamo anche un problema di competition da andare a colmare. Va bene, entriamo. Andiamo a sentire Antonella Pizzaleo della Regione Lazio. Non c'è? Non ha potuto partecipare. Allora io chiamerei ora Alessandro Marzocchi di ISOC Italia. 3 minuti, perché sennò i nostri ragazzi successivamente non avranno spazio di parola. Mi affido alla autoregolamentazione. Due parole di presentazione. Alessandro Marzocchi, io sono un notaio in pensione, quindi l'azione è giuridica, anche se da sempre mi trovo ad attraversare continuamente avanti e indietro i confini fra il digitale ed il diritto. Ho trovato molte consonanze con quanto è stato detto precedentemente, anche se proporrò un punto di riflessione che da un certo punto di vista rischia di far fare un passo indietro al dibattito. La mia osservazione è sulle regole, essendo giurista di formazione e di internet, ma internet ha delle regole, non è vero che non ha delle regole, non è vero che si autodetermina, ha le regole che vengono dal codice, è già stato osservato precedentemente da un illustre giurista, docente ad Harvard, se non ricordo male, Lessig, che ha scritto una ventina di anni fa: il codice è la legge. Quindi se noi non ci mettiamo in condizione di poter leggere autonomamente il codice, finiamo, per non renderci conto della materia della quale stiamo trattando, finiamo per non renderci conto che nell'accedere ad internet e nell'attivare tutta una serie di rapporti che hanno poi anche una rilevanza giuridica, è stato osservato prima il diritto all'identità, i diritti ereditari, non ci rendiamo conto che noi facciamo 2 salti, 3 salti, anzi in uno,
Il primo salto è entriamo in un dominio le cui regole noi non conosciamo. Il secondo salto è che queste regole sono scritte in un linguaggio che non conosciamo. Il terzo salto è che questo linguaggio appartiene ad un alfabeto che non conosciamo. Senza rendersi conto di questi problemi che si incastrano l'uno all'interno dell'altro, io ho l'impressione che ci avviamo ad un grande regresso nella civiltà del diritto, che è quello del diritto non preventivamente conosciuto, non preventivamente comunicato, non preventivamente regolato. Chiudo qua, che così tanto il concetto penso che sia chiaro. Non ne pretendo ovviamente una condivisione, lo affido al dibattito, alla discussione, alla critica, e regalo, spero, qualche secondo di tempo a chi verrà dopo di me. Grazie. Grazie mille per questo intervento che tocca i limiti del diritto, del conosciuto e dell'inconosciuto. Questo è un tema carissimo ai filosofi del diritto, da cui io provengo come area disciplinare, non a caso informatica giuridica all'interno di filosofia del diritto, perché usa le tecniche della filosofia del diritto e quindi non prone al diritto positivo per poter intravedere il futuro. E qui mi taccio perché mi dà il segnale a me stessa che devo lasciare la parola. Vorrei chiamare ora Fernanda Faini, Circolo Giuristi Telematici, che ci racconta, penso, qualche osservazione sopra i big data. Esatto, dati, diritti e conoscenza, direi. Assistiamo a un'evoluzione, a un cambiamento della configurazione dei dati che sicuramente ha un riflesso anche su come si atteggiano gli attori all'interno della società. E se possiamo notare che nel rapporto tra amministrazioni pubbliche e soggetti, collettività, individui, c'è un'espansione, una necessità di tentare un riequilibrio della simmetria informativa esistente, con una serie di strumenti che vanno dalla trasparenza proattiva a quella reattiva e quindi con un diritto di accesso che ci avvicina ai FOI internazionali, ma che arriva addirittura a una trasparenza attiva, facendo sposare la trasparenza con l'apertura e quindi cercando di donare i dati alla collettività, non possiamo ignorare che un altro soggetto che si muove con grande importanza sono i cosiddetti giganti della rete, dove sicuramente invece il rapporto che si instaura con gli individui è estremamente diverso, perché anche in quel contesto l'individuo agisce parte della propria vita e quindi anche i propri diritti, ma in quel caso naturalmente anche per regole chiaramente di mercato le regole sono sostanzialmente unilaterali, dettate da un codice, non è giuridico naturalmente, ma è quello degli algoritmi, con modifiche che spesso anche queste risultano unilaterali e con una libertà che rischia di essere apparente nel controllo del dato stesso, perché di fatto il soggetto è portato a fare delle azioni supplementari per poter proteggere i suoi dati, che possono essere di diversa origine, dati su cui può vantare un diritto d'autore o dati personali. E allora la riflessione che si genera anche alla luce dei big data e provocano una serie ulteriore di problemi sempre sulla proprietà, sulla privacy, ma anche sulla conoscenza reale ed effettiva e permettono o non permettono di acquisire, ci portano a dire che sicuramente in questo caso la simmetria che si crea è molto più forte ed è evidente ed è fra soggetti che comunque detengono delle piattaforme su cui la nostra vita si svolge e quindi anche si agiscono i diritti. Allora qual è la soluzione? Niente, io volevo solo alzare un problema che è quello del disallineamento attuale tra diritto e tecnologie, perché per esempio i big data non trovano una regolazione o comunque una regolazione espressa neanche nel nuovo regolamento europeo e quindi probabilmente il diritto deve riacquisire un po' quella funzione leggera ma sicuramente incisiva e quindi per far questo deve necessariamente trovare nuove regole per la nuova realtà, che devono essere regole a livello sovranazionale con strumenti forse nuovi, gli open big data, cioè riaprire quella conoscenza che altrimenti è in mano di pochi e quindi i signori dei dati cosiddetti, ma anche le istituzioni che se ne possono servire. E quindi probabilmente l'invito è che il diritto rifletta sui dati, sull'evoluzione che il dato ha e lo faccia in contesti come questi che aspirano naturalmente alla sovranazionalità, perché non è questione, possiamo soltanto decidere in casa nostra. Grazie.
Grazie mille per questo intervento sui Big Data, è un onore poter ascoltare queste cose proprio accanto a Google, perché è uno degli elementi ovviamente di grande preoccupazione che si linka a doppio filo con la net neutrality è la filter bubble. Abbiamo parlato prima di servizi, abbiamo parlato prima di neutralità dei servizi, di quindi una non discriminazione che i servizi devono adottare all'interno del proprio DNA. Il Big Data, non sono io che lo dico, ma lo dice in un bellissimo libro Cathy O'Neill, una matematica che per lungo tempo ha lavorato nell'ambito finanziario, ha scritto questo libro che si chiama Weapons of Math Destruction, cioè armi di distruzione della matematica, e questa studiosa ricercatrice ci dice che dagli suoi studi ha visto utilizzare i Big Data in modo distorsivo e creare iniquità fortissime e divaricando la forbice tra chi è ricco e chi è povero, che diventa sempre più povero. Allora, anche questo tema della filter bubble, di come entriamo in una gabbia e non riusciamo più a uscire, poi vediamo Google cosa ci risponde, se ci sono dei meccanismi che possono essere portati a livello di sistema, a livello di principi generali etici da inserire nella carta o nelle carte future. Bene, questo è un tema a me molto caro. Passiamo ora all'intervento di Michele Martoni, Università di Bologna, che ricercatore e professore a contratto. Prego. Allora, mi avvalgo di una lettura in modo da stare nei tempi. Allora, mi preme di porre l'attenzione su un tema di dettaglio specifico, in particolare i minori e la cittadinanza digitale. In questo nuovo contesto si gioca, come abbiamo sentito anche dagli altri interventi, ma in particolare per il minore, il tema dell'identità dell'individuo, in particolare la sua autodeterminazione, dunque la sua libertà effettiva e non soltanto formale di determinarsi. Non c'entra in questo caso solo la profilazione ex post, ma c'entra soprattutto l'influenzabilità ex ante delle scelte e dei comportamenti. In particolare, se ci concentriamo sul mondo dei minori, la difesa del diritto alla libera autodeterminazione diventa un tema imprescindibile, proprio perché si colloca a un profilo precedente rispetto alla profilazione. E così, da un lato, dovremmo riflettere sui temi come il design delle interfacce, la filter bubble della quale abbiamo appena fatto un cenno, il rischio di discriminazione nello sfruttamento dei big data, solo per citare alcuni temi. Dall'altro lato, dovremmo invece riflettere su come ripristinare il ruolo da attore di quel soggetto, della persona, cioè su come incrementare il suo livello di consapevolezza e di libertà. Su questo aspetto occorre richiamare in gioco il ruolo non tanto e non solo delle leggi e delle tutele, ma e lo dico da giurista, ma quello soprattutto degli educatori e a maggior ragione della politica. Il piano scuola digitale, il bando del MIUR per i curriculi digitali, per citare alcuni recenti provvedimenti, sono operativi, ma il tempo corre molto più veloce rispetto ai tempi attuativi di queste misure, che peraltro non sono né sistematiche né strutturali. D'altra parte, la soluzione si gioca proprio in questo ambito, cioè una soluzione che deve essere culturale, educativa e deve al contempo essere tempestiva, capillare e virale, cioè estesa a tutto il territorio, a tutte le scuole. A tal riguardo, in termini propositivi, vi porto un'esperienza che abbiamo realizzato col CIRFID, che è appunto questo centro interdipartimentale dell'Università di Bologna, insieme con 20 scuole, fra elementari, medie e scuole superiori, dove abbiamo avviato un curriculo, purtroppo in ambito scolastico si chiama così, su pensiero computazionale e cittadinanza digitale. L'elemento innovativo, e che deve essere a mio parere replicato, è, oltre al fatto che si enfatizzi il tema dei diritti, che il percorso è obbligatorio, istituzionalizzato, si svolge in orario scolastico, non si tratta quindi di un laboratorio o di un'attività pomeridiana o extra orario. Viene fatta un'ora alla settimana, 32 ore all'anno, coinvolge un team di insegnanti, animatori digitali, esperti esterni, oltre a un team di peer educator, quindi ragazzi delle scuole superiori che partecipano come formatori. I temi trattati quali sono? Pensiero computazionale, competenze di base, realtà aumentata, modellazione stampa 3D, come ricercare, filtrare, valutare i dati, le informazioni e i contenuti in rete, ma soprattutto, e questo è un elemento di differenziazione anche rispetto al piano scuola digitale, diritti in rete, uso sicuro e consapevole delle tecnologie,
Big Data, Open Data, Smart City e partecipazione civica. Uno degli elementi, e mi avvio a chiudere, su cui non di meno investire è sicuramente la formazione non solo dei ragazzi, ma dei docenti, che rappresenta, secondo noi, la vera chiave di volta per consentire la continuità di questo percorso negli anni, la sua autonomia rispetto a progettualità estemporanee e la sua replicabilità. Il progetto vuole porre le basi per creare dei ragazzi, delle persone, dei cittadini che in modo consapevole e libero sfruttano le tecnologie e non ne sono oggetti inconsapevoli. Il progetto ha l'ambizione di voler creare un nuovo approccio costruttivo e non consumeristico, ma nemmeno luddistico. Si vuole attuare un approccio volto a capire il funzionamento e le logiche sottese alle tecnologie. Solo intervenendo in giovane età e coinvolgendo la rete degli educatori, scuole e famiglie in maniera strutturata e metodologica è possibile tentare di radicare una nuova forma di cittadinanza digitale. Per questo motivo vogliamo chiedere all'IGF di farsi portavoce di un programma strutturato per la formazione degli insegnanti e dei minori, sottolineando in modo particolare il tema dei diritti, della consapevolezza dei diritti. Bene, grazie. Qui gli organizzatori mi dovranno dire qual è la policy, nel senso che abbiamo due altri interventi da parte. Bene, perfetto. Eugenio Biondi, Università di Bologna, ci parlerà di sicurezza, del problema di sicurezza e come questo è stato un po' interpretato. Prego. Buonasera, mi chiamo Eugenio Biondi e sono uno studente dell'Università di Bologna. Allora, nel mio intervento vorrei trattare il tema della sicurezza. Non intanto come tema della sicurezza dei dati, quanto più come sicurezza dell'utente da tutto quel materiale diffuso nel web che potrebbe risultare lesivo per la propria persona. E penso in particolare al fenomeno dell'hate speech. Questa espressione, che è traducibile in italiano pressappoco come incitamento all'odio, nasce da diverse pronunce giurisprudenziali negli anni e sta ad indicare tutta quella serie di parole e discorsi che non hanno altro scopo se non quello di creare odio nei confronti di persone o di gruppi per motivi razziali, religiosi o similari. Secondo noi, nella lotta a questi fenomeni, un ruolo fondamentale è giocato anche da grandi aziende come Google e Facebook, soprattutto perché proprio su queste piattaforme avvengono la maggior parte delle violazioni in questo senso. Ad esempio, Google è stato spesso al centro di casi collegati all'hate speech, soprattutto per quanto riguarda la funzione di autocompletamento del motore stesso. La funzione di autocompletamento, come sappiamo, si basa su un algoritmo che tiene conto delle ricerche degli utenti, ma che ha bisogno di un continuo aggiornamento da parte degli operatori umani, e questo aggiornamento, spesso complesso, fa sì che a volte perduri del materiale sul web lesivo fino a quando gli utenti che ne sono stati lesi non facciano ripetute richieste. Un caso secondo noi molto interessante che esemplifica questa situazione è quanto avvenuto a Milano nel 2015, in cui il collegio, un tribunale, ha emesso una sentenza nei confronti di Google, in cui ha condannato Google appunto a eliminare tre suggerimenti collegati al nome di un imprenditore e la parola truffa e truffatore, in quanto lesive della sua immagine. Lasciando da parte per un momento la vicenda come si è svolta dal punto di vista anche giornalistico, quello che rileva secondo noi è che per la prima volta un giudice abbia identificato Google come una banca dati e non come un semplice motore di ricerca, definendo quindi l'associazione dei termini che avviene con la funzione di completamento come un servizio fornito da Google e non come un semplice materiale che viene messo a disposizione e trovato nel web. E quindi questo, per questa pronuncia, per quanto è stata molto criticata da una grande parte della giurisprudenza, secondo noi è molto importante e molto significativa, perché per la prima volta può portare anche a un ripensamento delle politiche di sicurezza che dal punto di vista di noi utenti spesso non riescono ad essere così adeguatamente protettive nei confronti di chi usufruisce di questi servizi. E proprio partendo da questa considerazione vorrei concludere il mio intervento quindi approfittando di questa occasione e del fatto che c'è anche un rappresentante di Google qui per porre una domanda, ovvero come sempre in un'ottica di bilanciamento che sicuramente, come ha detto anche dai miei colleghi, è fondamentale tra diritti
economici e libertà di espressione, ma come si può, con quali misure combattere tutti questi fenomeni di incitamento all'odio che risultano ad oggi sempre più presenti e importanti nel nostro mondo. Grazie. Bene. Last but not least, come si suol dire, last but not least, Roberta Basile. Mi raccomando i tempi, che li abbiamo già sforati, però insomma vorremmo un dibattito. Grazie. Leggerò così non sforerò i tempi. Buonasera, sono Roberta Basile, studentessa dell'Università di Bologna. Io e i miei colleghi abbiamo avuto occasione di approfondire il tema sul diritto all'anonimato online, partendo da quesiti come esiste ed auspicabile un diritto all'anonimato online, in particolare assoluto, come si configura e anche quali sono i rischi. Innanzitutto la rete, nella sua struttura prettamente anarchica, fa sì che l'anonimato svolga un ruolo essenziale e si ponga anche come elemento costituente della stessa. Possiamo affermare serenamente che l'anonimato online in uno Stato antidemocratico totalitario è un valore da preservare e incentivare per garantire il pieno esercizio del diritto di resistenza. D'altra parte, in uno Stato democratico di diritto, l'anonimato dovrebbe perdere il suo carattere assoluto, relativizzandosi nel confronto con altri valori funzionali alla tutela dell'ordinamento giuridico. Il rischio è che l'anonimato possa diventare uno scudo che deresponsabilizzi l'utente, portandolo ad adottare dei comportamenti illeciti che nell'ordinario contesto sociale non adotterebbe. Nel momento in cui il rischio dell'illecito si concretizza, è necessario che l'anonimato ceda il passo all'individuazione del soggetto perché risponda appunto dei fatti compiuti. Emblematico è il caso di Tommaso Cerno, attuale direttore dell'Espresso, il quale ha subito in prima persona le conseguenze della rete. Non solo è stato offeso e minacciato di morte su Twitter da un utente anonimo, ma per di più, dopo aver sporto denuncia, la procura ha dovuto archiviare il caso in quanto il social non era in grado di risalire all'identità dell'utente, quest'ultimo è rimasto quindi impunito. Sarebbe quindi opportuno prevedere dei limiti legali che, basandosi sui principi e criteri di necessità e proporzionalità, evitano l'imputabilità di siffatti reati, consolidando di conseguenza l'irresponsabilità degli utenti, e forniscano garanzie reali ed adeguate in termini giudiziari a chi veda restringersi i propri diritti. È necessario che sia un soggetto indipendente e imparziale ad attuare un appropriato bilanciamento ed applicare le eventuali sanzioni. Emerge quindi la necessità, da un lato, di operare un bilanciamento tra la tutela dell'anonimato e la responsabilità del singolo individuo, dall'altro, in un'ottica preventiva, di percorrere dei programmi di educazione allo stare in rete per la riaffermazione di sicure dinamiche sociali anche online. Alla luce dei fatti appena descritti, vorremmo porre alla vostra attenzione la disciplina del regolamento AIDAS 910/2014. Questo, l'articolo 5,2, enuncia che, fatti salvi gli effetti giuridici che il diritto nazionale attribuisce agli pseudonimi, gli Stati membri non vietano l'uso di questi nelle transazioni elettroniche. Considerando quindi che il regolamento autorizzi o comunque non vieti l'uso di questi e che questi siano riconducibili ad un'identità attraverso l'istituto della certificazione, istituto che, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, permetta di controllare la corrispondenza dei dati, cioè di ricondurre lo pseudonimo al soggetto, ci pare importante che SPID preveda l'uso degli pseudonimi sin dalla sua iniziale architettura. Comunque la protezione del diritto all'anonimato è prevista anche dall'articolo 10 della dichiarazione di Internet. A nostro avviso questa è una valida applicazione del bilanciamento finora descritto appunto tra la protezione dell'anonimato da una parte e l'esigenza di sicurezza, responsabilità e trasparenza dell'ordinamento giuridico. Io farei un altro giro di tavolo, soprattutto di Google, se vuol dire qualcosa, che è stato citato più di una volta. Partirei da lui. Sì, grazie. Tre flash su alcuni punti che sono stati sollevati. Uno sul diritto all'oblio, complimenti innanzitutto per i vostri interventi, davvero impressionanti. Diritto all'oblio, sì, siamo d'accordo con quello che avete detto, è un compito davvero oneroso per un operatore privato trovarsi a valutare rispetto a quel tipo di richiesta. Abbiamo posto in essere un meccanismo molto, molto complesso, molto costoso, abbiamo messo in piedi organizzato una serie di eventi, abbiamo chiesto indicazioni a un comitato consultivo per capire quali fossero i migliori criteri in base ai quali operare la rimozione. Certamente non è facile farlo per un operatore privato, e c'è da considerare che
Oltre a questo, Google è un motore di ricerca e quindi Google, come gli altri, si trova poi a dover operare sulla indicizzazione di contenuti che in prima istanza andrebbero, come dire, segnalati, di cui andrebbe chiesta la rimozione, sarebbe opportuno chiedere la rimozione al sito originario. Quello è il modo migliore perché si possa operare in modo di diritto all'oblio. Poi, secondo punto, Big Data. Big Data è un tema di grande attualità, si parla molto di Big Data un po' in tutti i modi, unendo sotto questo concetto vari argomenti, dalla privacy alla concorrenza, a mille altre cose. Quindi c'è un primo rischio di tipo concettuale. Oggi sicuramente i dati sono l'elemento fondamentale per l'economia digitale, sono un driver essenziale per la crescita e per lo sviluppo, e in